Un incendio di vaste proporzioni, o almeno, o meglio, una grandissima colonna di fumo si è alzata poco fa dalla zona di Marghera, ci dicono dal deposito dell'Ecoballe di Veritas. E ci sono arrivate tantissime fotografie, immagini di video e tantissime segnalazioni, soprattutto dalla Riviera. C'è preoccupazione da parte delle scuole, delle famiglie. In questo momento tantissimi sono i vigili del fuoco che stanno arrivando letteralmente a go-go da tutte le parti. Non abbiamo notizie certe in questo momento, solo che la colonna di fumo che si sprigiona è, come potete vedere dall'immagine, è altissima. È altissima, è visibile a decine di chilometri di distanza, è stata vista in mare da pescatori e da tantissimi automobilisti sulla Romea, ma anche da Chioggia, siamo in linea d'aria a oltre 30 km. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. Il caso è sia nel ramo delle scuole, no? No, niente questo. Un incendio stamane è accaduto attorno alle ore 10:45 alla Eco Ricicli di Fusina. Sotto il Le flashover, fiamme si sono espanse questo è all'interno di un pericoloso. capannone dello stabilimento Veritas in via della Geologia. Si tratta di un deposito di scarti piuttosto esteso, 200 metri per 70. Il rogo si sarebbe impadronito quasi dell'intera struttura, per cui l'intervento di bonifica sarà piuttosto lungo. Per forza di cose, i danni appaiono fin da subito ingenti. Potrebbero esserci persone intossicate e per questo è stato attivato il servizio 118. L'intera zona è stata evacuata per motivi di sicurezza. La nube di fumo intanto si sta spostando verso Mira, dove l'amministrazione comunale è stata informata dalle autorità. Il sindaco è in contatto con i vigili del fuoco. C'è la raccomandazione di tenere le finestre chiuse a scopo cautelativo. I genitori sono in fibrillazione per capire se le scuole vengono chiuse anzitempo.